Allora, c'è Fabrizio Ferrante con me di Napoli, che è un giornalista e radicale libero, e con lui volevo parlare, se ci si riesce, perché ha dei problemi di video e di audio, speriamo di riuscirci. Con lui volevo parlare proprio di Napoli e di tutti gli aspetti particolari che il proibizionismo e tutto quello che sono le politiche sulle droghe assumono al sud in generale, ma a Napoli in particolare è interessante. Volevo anche poi farmi raccontare le iniziative che l'Associazione per la Grande Napoli sta portando avanti. C'è stata una bella ripresa delle iniziative antiproibizioniste. Diciamo che l'impulso è venuto sicuramente anche da Mario, dal segretario, da Mario Staderini, che ha promosso una serie di iniziative che vanno dalla possibilità di firmare un appello perché si riapra il dibattito pubblico sull'antiproibizionismo, una lettera inviata alla RAI, credo. E anche la possibilità di firmare invece una petizione dove si chiede la legalizzazione della coltivazione, degli interventi di riduzione del danno, cioè comunque una petizione al governo perché torni a occuparsi in maniera positiva e uscendo un po' da quello che è la gabbia delle posizioni di Giovanardi e di Serpelloni, torni a occuparsi in maniera un po' diversa dell'argomento droghe. E quindi magari ci racconti anche un po' quali sono le iniziative, so che avete fatto dei tavolini. Come ha reagito la gente? Vediamo un po' come funziona il Allora, tuo audio e video. Dai, dimmi. dunque, intanto buonasera a te Claudia, buonasera a tutti i compagni e Grazie. magari anche i non compagni all'ascolto e alla Certo. visione. Vabbè, io sono un radicale libero, come hai detto tu, però diciamo mi sono un po', non so, sono forse un po' meno libero secondo qualcuno perché nel corso degli ultimi mesi ho prima preso la tessera per l'Associazione Radicale per la Grande Napoli e poi per quella dei radicali italiani, quindi per qualcuno sono un po' meno Ah, non libero, sei per più me libero invece adesso. è... Ho Non... capito. Non sei più No, libero, sono, io quindi penso adesso che c'è la testa. no, io penso che sia il contrario, penso di essermi ulteriormente liberato, anche perché ritengo che ogni persona che abbia determinate idee come le nostre debba poi metterci anche del proprio affinché quelle idee possano arrivare, sia per quanto riguarda l'impegno professionale, nel mio caso è nato tutto come, a parte, vabbè, anni di ascolto di Radio Radicale. Poi col mio servizio, diciamo, col mio blog su epressonline.net ho cercato di portare il verbo radicale, tra virgolette, anche a chi radicale non è, però poi naturalmente ho sentito io stesso il bisogno di dare qualcosa di più, oltre che questo contributo, tra virgolette, a titolo gratuito che faccio al movimento, ma era il momento anche di posare quei 200 euro, tanto, tanto per intenderci, era giusto fare così e va bene. Certo. Tornando a quello che facciamo a Napoli, allora... Ci sono tante cose da dire, perché sì, va benissimo, noi crediamo, io ho sempre pensato, e ho anche avuto modo di dirlo all'ultima marcia per l'amnistia del 25 aprile a Emma Bonino, piuttosto che a Marco Cappato, insomma, che ho avuto modo di, o lo stesso Staderini, che ho avuto modo di incrociare per le vie di Roma, che l'antiproibizionismo è di fatto l'altra faccia del problema, del dramma delle carceri, poi se vuoi dopo anche dei E della numeri. mafia, anche delle Sia di mafie. e beh, è appunto per questo, nel senso che io volevo dire che sia non cerchiamo di restare un po' vero, però vorrei far capire le varie differenze. Allora, per quanto riguarda il discorso dell'antiproibizionismo, che deve essere la battaglia che deve andare di pari passo con quella dell'amnistia, perché dico questo, poi dopo se entriamo nel merito, perché ci sono dei dati assurdi che vengono poi propagandati anche come se fossero dei dati incoraggianti, questa è la cosa assurda, sia della Polizia dello Stato, perché io sono andato a prendermi i dati sulle operazioni antidroga in rapporto al numero, in rapporto quindi di quante operazioni, di quanti sono i chilogrammi di sostanze sequestrate, di quanti sono poi in realtà gli arresti, e tu capirai che ci sono delle realtà o le segnalazioni che poi sono cose differenti, e anche lì mi piacerebbe avere il tempo di argomentare nel dettaglio perché sono cose importanti. E tu capirai che tu lo sai già, insomma, i nostri ascoltatori o chi non lo sa, capirà che leggendo semplicemente i dati della Polizia di Stato riferiti all'anno 2010, quindi l'ultimo rapporto del 2011, ci sono delle aree in cui ci sono, per esempio, Campania e Sicilia, per fare due esempi, in cui ci sono tantissime retate, tantissime operazioni, tantissimi arresti e tantissime segnalazioni e pochissimi sequestri. Il che cosa sta a significare? Sta a significare che ci sono tanti arresti per piccoli spacciatori, alla Certo. peggio, oppure per i consumatori. Per
perché anche qua ci dovremmo ricollegare all'ultimo rapporto di Antigone, che ci spiega come il carcere sia diventata non più l'estrema ratio, ma la ratio principale per chi viene pizzicato anche con un quantitativo esiguo di sostanze. E dunque, cosa voglio arrivare a dire? Voglio arrivare a dire che il proibizionismo, oltre a rappresentare la prima fonte di reddito per le mafie, come tu stessa mi avevi in precedenza quasi anticipato, rappresenta la principale fonte di percentuale di detenuti, sia per quanto riguarda la realtà di Poggioreale, dove ti posso dire abbiamo la testimonianza diretta anche di Alfonso Papa, del quale si potrà dire quello che ognuno pensa, ognuno crede. Io sono un garantista e quindi non me ne frega nulla della posizione personale di Papa, aspetto l'esito del processo, quindi non voglio creare fraintendimenti. Però Alfonso Papa si è avvicinato molto a noi radicali napoletani, si è anche iscritto all'associazione perché si è scontrato in carcere con la realtà delle vittime della Finigiovanardi ed ha iniziato una vera lotta anche lui. No, io credo non solo a parole, perché qua, guardandolo, parlandoci, ti rendi conto che certe esperienze, certe cose che ha visto lo hanno segnato. E quindi noi radicali non dovremmo essere così snob a volte. Eh sì, però quel papa lì, no, non è il papa dell'AP3, il papa è eventuale, o P4, quello che sia, è un ex detenuto. Peraltro ex giudice che ha mandato tanta gente in carcere per quei motivi là, e si è sentito proprio, si vede, ragazzi, si vede che è una persona che ha capito, e ce ne vorrebbero tanti altri come lui. Però adesso non voglio divagare, voglio restare su quello che stiamo facendo No, perché è no, sono importante. d'accordo con te comunque, Fabrizio, Sono d'accordo con te perché ogni cosa che viene alla causa poi, sia sulle carceri e sulla giustizia, ma anche alla causa antiproibizionista, ben venga, cioè non è mica che uno, non si esclude nessuno, per cui ben venga Papa, sicuramente. Però vedi, Claudia, molto spesso si tende a pensare malignamente che, per esempio, allora io voglio essere proprio laico, io sono proprio laico, laicista, e tutto quello di brutto si può dire su chi crede nella libertà di pensiero, perché la laicità non è solo in rapporto alla religiosità, alla fede, alla confessionalità del credo, ma anche proprio applicabile alla vita di tutti i giorni. Allora io sono anche capista chi fa l'obiezione, dice, ma Papa vuole l'amnistia perché così non va più in galera. Io la capisco questa obiezione, non la condivido, ma non è importante, ma la comprendo, d'accordo? Però il signor Papa, il giudice Papa, l'onorevole Papa, che interesse avrebbe, che gliene frega a lui di fare la battaglia antiproibizionista? Eppure io ti garantisco che nelle sue ultime dichiarazioni, nei suoi ultimi interventi pubblici, si è sempre speso in prima persona. Certo, io l'ho invitato, lo invito a fare come ha fatto Luigi Compagna, per esempio, altro compagno dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, che come senatore del PDL è attualmente firmatario dell'unica proposta di legge depositata in Parlamento sull'amnistia. Io tra l'altro ho anche avuto la copia originale delle stamperie dal senatore, e quindi anche qua, insomma, se c'è un senatore del PDL che mi fa la battaglia dell'amnistia, io lo abbraccio, non gli stringo la mano. Io vorrei anzi che da sinistra, eh sì, vorrei anzi che qualcuno da sinistra cominciasse a fare battaglie come quelle che chiedeva anche Fabrizio De André, per esempio, no? Perché poi io mi chiamo Fabrizio anche per questo, che mia madre, poi sono anche genuano, quindi è proprio nel destino. Comunque, non, eh sì, c'è poco da fare. Va bene, a sinistra comunque c'è Adriano Sofri che ha fatto un'esperienza carceraria e poi ne ha fatto motivo di battaglia. Per cui ci sono esponenti in tutto lo schieramento politico, non è che non ci siano. No, per carità, ci mancherebbe altro. Io però ti posso dire che assolutamente no, io non voglio proprio radicalizzare, nel senso deteriore del termine, no, sì, la questione. Io ti sto parlando semplicemente di quelle che sono state le mie esperienze anche più dirette degli ultimi tempi, e sto vedendo negli ultimi tempi un paradossale interesse. Dimmi, questa è la mia opinione. Il mio pensiero, che può assolutamente essere contraddetto dai fatti, non è un dogma, però nella mia esperienza personale, anche nei convegni che abbiamo organizzato, nelle manifestazioni che abbiamo organizzato per l'amnistia, piuttosto che per altre questioni connesse alla giustizia, noi abbiamo avuto sempre un feedback molto maggiore dagli esponenti locali del centro-destra. Purtroppo, mi dispiace, perché poi sono gli stessi che ci hanno anche Giovanardi e quant'altro, però alle volte ti rendi conto di come magari nei centri sociali, nell'estrema sinistra, si abbuffino, come diciamo noi a Napoli, gli Spinelli, fino a che non arriva magari il poliziotto a sgomberare,
E poi fanno gli agnellini e dicono: no, 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 per carità, capisci? Non c'è una reale voglia di fare una battaglia di legalità, c'è una voglia di trasgredire fine a se stessa. Quindi io chiedo alla sinistra, proprio anche alla sinistra cosiddetta radicale, di essere per una volta veramente radicale e invece di fare delle inutili quanto sterili feste delle semine qua e là per dire che bello, rendessero anche magari un servizio. Partecipando a quelle che sono anche le nostre iniziative, i nostri tavolini, che se, tavoli, anzi, non tavolini, che se vuoi entro nel dettaglio, perché qua ci sono numeri importanti per quanto riguarda i tavoli, perché ne abbiamo fatti nelle ultime 2 settimane, vado a memoria, credo che ne abbiamo fatti 4. Tra l'altro, ce n'è un altro domani pomeriggio a Piazza del Gesù a Napoli. Chiunque si trovasse a Napoli domani a Piazza del Gesù è invitato, pregato, ci sarò anch'io, di venire a Domani 19 firmare. maggio, giusto? Domani Domani? 19 maggio, sabato. Domani, sì, domani, giustamente perché poi ci saranno anche, domani sabato 19 maggio ci sarà, ma comunque noi abbiamo un fitto calendario di tavoli antiproibizionisti e ti posso dire che nelle ultime 2 settimane abbiamo raccolto, firma più, firma meno, circa 600 firme, il che vuol dire che ogni tavolo ci ha portato circa 150 firme. Questo cosa vuol dire? Perché poi ci veniamo, perché noi abbiamo anche dei progetti che vanno al di là di quanto si sta facendo anche a livello nazionale, quanto sta facendo anche a Milano. Abbiamo visto Emma Bonino con Fabio Volo. Ci sono anche altre cose di cui vorrei parlare che sono molto importanti, inerenti all'antiproibizionismo che stiamo portando Aspetta avanti a un Napoli. attimo, Fabrizio, ti interrompo per Sì. dirti che siccome l'audio non è perfetto, se parli più lentamente si riesce a capire meglio, perché essendo che l'audio salta un po', se parli anche Ah. veloce, se hai capito tutto per ora, però secondo me è meglio se rallenti un attimo la voce. Poi ti volevo dire che dalla chat mi hanno scritto di dirti che Papa è stato intervistato da Liberi TV proprio alla marcia per l'amnistia, proprio sulla sua esperienza carceraria, e questo te lo dice Gianni dalla chat. E Ah, poi ti volevo dire, fantastico. rispetto al discorso dei sequestri sulle droghe, mi hai fatto venire in mente che, per Sì. esempio, anche a livello trasnazionale, questa settimana è uscita la notizia che si vantava lo zar antidroga russo, che è Ivanov, che era stato un sequestro di 410 kg di eroina in Afghanistan, e lo sbandierava come un grande risultato, quando l'eroina prodotta in Afghanistan sono 7.000 tonnellate, quindi 7 milioni di chili, Esatto. e quindi questi 400 kg, ti puoi immaginare te, che sono veramente una goccia nel È lo mare, stesso però veniva giochetto. sbandierato come grande risultato, no? Ok, E ora ti infatti, ridò la parola, vai avanti. mi voglio un attimo ricollegare a questo, l'unico dato che voglio citare, perché questo è interessante, guarda. Allora, un attimo che lo ripresco, perché c'è il dato Ligure, che è una cosa incredibile. Guarda, io ti voglio fare proprio dei numeri, poi dopo torniamo a quello che stavo dicendo, perché ripeto, ci tengo molto. Allora, anno 2010, Campania. Parliamo di cannabis, eh? Poi se vuoi parliamo anche di eroina, ma parliamo di cannabis. Allora, 1067 operazioni con, in quantità di chilogrammi di sequestro di cannabis, 2885,40, d'accordo? E 1487 persone segnalate, d'accordo? Può sembrare tanto, ascoltami. Tanto. Allora, Liguria, va bene? Parliamo della Liguria, che tu dici la Liguria, che ce ne frega a noi. Parliamo della Liguria, sempre Italia. Dunque, 346 operazioni a fronte delle 1067 fatte in Campania. 399 segnalazioni, quindi rispetto alle 1487 in Campania. E 7.782 chilogrammi sequestrati, ovvero quasi il triplo di quello sequestrato in Campania. Quindi questo cosa sta a significare? Sta a significare che nel sud, purtroppo, a pagare sono i piccoli, come già ho detto prima, sono i consumatori. Sono i consum Mentre invece devo dire che l'esempio della Liguria, se ne potrebbero fare anche altri, ho preso la Liguria perché era il più virtuoso, o meglio, il meno deteriore anche qua, perché mi sembra che il dato Ligure ci dica che si fanno più interventi paradossalmente di una certa utilità, perché portano più chilogrammi di sequestro di merce, no? E si fanno paradossalmente meno arresti. Questa è o segnalazioni, insomma, perché qui poi si considera sempre il dato delle segnalazioni. Però evidentemente il ragionamento mio qual è?
è che alle volte, piuttosto che andare, e qua torniamo quindi alla realtà napoletana, allora Napoli è la città in cui meglio di altre si vede perché il proibizionismo ha fallito. Dunque, intanto, e quindi qua ritorno a quello che si diceva prima, allora, è perché si inserisce anche questo ragionamento delle due proposte di delibera comunale che noi radicali per la Grande Napoli stiamo di fatto mettendo a punto per sottoporle poi al giudizio. E perché no? Io ho sempre usato una metafora che in genere piace quando la uso. Io dico, dobbiamo trovare nel Palazzo San Giacomo il loris fortuna della situazione, nella speranza che tale individuo esista. Perché voglio dire questo? Perché De Magistris e i suoi, a livello, come direbbe il mio compagno Roberto Gaudioso, ho sentito la sua intervista a Spazio Certi Diritti, e diceva una cosa, tra l'altro abbiamo anche avuto modo di discutere di questa cosa nella sede con Roberto, perché lui è un po' meno, tra virgolette, de magistrissiano di me. Io non sono de magistrissiano, però devo dirti la verità, gli do ancora credito, come direbbe Pannella. Lui invece forse si sente magari più chiamato in causa per il discorso dei registi, delle coppie di fatto, pretende magari giustamente dei risultati più immediati, ha ragionissima, e lui bolla come un populista de magistris, e probabilmente ha ragione, perché, però insomma, io voglio sperare che nella sua compagine di governo possa esistere, quindi non tanto nel sindaco in quanto tale, non credo che il sindaco si assuma chissà quali responsabilità dinanzi a chi magari, ma che all'interno, io ho diretta conoscenza anche di personaggi all'interno del gruppo consiliare del sindaco che potrebbero abbracciare queste nostre due proposte di delibera, che avrebbero un valore enorme anche in termini di salvare le vite umane, verrebbe da dire, e ci arriviamo subito. Allora, quali sono queste nostre due proposte? Una è per il discorso economico. Anche qua per togliere fondi alla criminalità organizzata e dare magari, oltre che più tranquillità ai consumatori, anche perché no, la possibilità di creare reddito, come si sta facendo in Spagna, per esempio, anche alle porte di Barcellona. Noi chiederemo una proposta di delibera comunale. Poi siamo ben consapevoli che serve una legislazione nazionale, però, signori miei, noi dobbiamo operare sul nostro territorio, dobbiamo provare a fare tutto quello che sia possibile fare, anche di Mi fai simbolico eventualmente su questo territorio. venire in mente che a Caserta, nel programma elettorale dell'altro anno, quando andai a Caserta a fare la campagna elettorale, Sì. avevamo messo anche la possibilità di coltivare la canapa in un Esatto. parco di Caserta, che è, non mi ricordo il nome adesso, però che non si sapeva bene a che cosa destinarlo, e avevamo suggerito anche nel programma proprio elettorale di coltivarci la canapa. Sì. E guarda, questo è oggetto a Napoli di uno dei nostri due testi che a breve vedranno la luce, ovvero la possibilità di depenalizzare, o meglio, di autorizzare, però non di autorizzare la coltivazione, quindi, che chiaramente va di passo, quindi ovviamente l'uso personale, che sarebbe dunque nuovamente, no, secondo anche la legge del 93 e quant'altro. E quindi, insomma, anche perché no, io penso che anche il modello austriaco, se non si voglia arrivare al modello olandese, perché magari può essere troppo estremo, il modello austriaco per No, me sarebbe anche già importante, no? Con i il modello pugliese, che perlomeno la canapa industriale hanno dei progetti, la canapa quale tessile modello? filica. Quale modello? Non ho capito, quale modello dici, perché non, è saltato Il un modello attimo. pugliese, sto dicendo che in Puglia Ah, comunque hanno dei pugliese, progetti ok. sulla coltivazione per uso edilizio, tessile, industriale, e hanno rifatto i campi di canapa come c'erano, che ne so, 40 anni fa. Perlomeno Ma tu mi per insegni che noi eravamo i secondi produttori al mondo, credo, di canapa, voglio dire, cioè, quindi noi a Vicenza credo che ci sia ancora un museo della canapa, quindi sì, voglio ma dire, noi abbiamo una grande. A Caserta c'è A l'ex Caserta, canapificio, che come adesso no? A c'è, è un voglia, centro certo. sociale. Ex canapificio di Caserta si chiama, infatti. Sì, Assolutamente, proprio. certo. Io pensavo a Vicenza quando Questa c'ho quindi è Caserta una qua delle vicino. funzioni al comune. È una delibera Allora, questa, tra l'altro. questa qui è una proposta di delibera, delibera comunale, che ti ripeto, la sto annunciando perché la stiamo, cioè, è ufficiale, poi se Rodolfo o Luigi vogliono smentirmi, ma non credo. No. E invece la seconda, vabbè, perché magari, magari che ne sai. Hai Mentre rivelato un invece la. segreto? No, il segreto di Pulcinella, ecco, perché visto Pulcinella, che dai. siamo. Sì, il segreto di Pulcinella. E quindi, insomma, se noi da una parte chiediamo
la possibilità di coltivare. Poi da una parte noi che cosa chiediamo? Chiediamo anche la possibilità, anche sulla scorta di quello che è stato l'esempio toscano, insomma, anche di un'apertura sul modello terapeutico, quindi insomma per uscire anche un poco da questo che può essere un po' anche il primo grimaldello. Poi c'è anche un documento molto interessante fatto dai medici di famiglia napoletani. Quindi, insomma, poi ci sono queste iniziative, però ripeto, fondamentalmente noi abbiamo intenzione di far sentire la nostra voce alle istituzioni, nella speranza che qualcuno all'interno possa raccoglierla, questo nostro appello. Però per quanto riguarda la risposta dei cittadini al tavolo, beh, guarda, ti dico la verità, al tavolo abbiamo avuto un grosso interesse anche da parte di cittadini che non fanno uso o di gente che magari sarebbe tendenzialmente contraria, perché le persone hanno compreso quello che è il dramma, quella che è l'incidenza dei reati senza vittime sul numero di detenuti in questo paese. Perché appunto io ho iniziato questo discorso dicendo è l'altra faccia del problema dell'amnistia ed è assolutamente così. Perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare che l'antiproibizionismo è uno di quei tanti progetti di legge che tratteranno poi anche di altro qualora un giorno si dovesse procedere a una reale riforma del sistema giustizia in questo paese. Però, se tu vuoi, ti racconto anche qualche aneddoto che è successo al tavolo per far capire ancora meglio come il proibizionismo vada a braccetto con le mafie. Venne a firmare un ragazzo, va bene, un ragazzo anche molto giovane, probabilmente era un minorenne questo ragazzo, che aveva capito male, no? Dal suo punto di vista, cioè, lui pensava che con la legalizzazione, che noi chiediamo naturalmente, siamo lì per questo, lui avrebbe avuto la libertà appunto di continuare a fare quello che stava facendo. Quando poi ha capito bene, eh sì, qui per strada, sai com'è, insomma, no, perché era, beh, non so, già era uno che la vende, praticamente. Quando ha scoperto che in realtà il primo a rimetterci sarebbe stato il suo clan, perché naturalmente, sai, è un po' diverso aprire un coffee shop rispetto a venderla giù al palazzo, Certo. lui ha Anche voluto se non posso materialmente. riciclarsi. Vabbè, insomma, lui ha Devo voluto riciclarsi, no? materialmente. No, lui ha voluto materialmente cancellarla. La sua firma, si è voluto accertare e ha detto: io non posso firmare una cosa che va contro i Interesse. miei stessi interessi. Così come, per esempio, ti posso dire che abbiamo avuto il caso di un fervente clericale che è venuto al tavolo per insultarci, insomma, perché le nostre ragioni evidentemente erano troppo razionalmente chiare, insomma, dinanzi. No, questi però sono dei segnali importanti, perché vedi che non c'è l'indifferenza che poteva esserci fino a qualche tempo fa. Io credo che ci sia spazio per un ritorno di una grande stagione antiproibizionista, di una grande stagione, perché poi, diciamoci la verità, io credo sempre che i radicali tutto debbano fare fuorché paragonare se stessi a quello che fa, a quello che è, a quello che dice Beppe Grillo, anche quando a volte Beppe Grillo può dire Sì, ho capito quello soddisfazione. che vuoi dire. Noi dobbiamo fare semplicemente la nostra politica, farla in maniera possibilmente sul territorio, farci vedere, farci sentire, utilizzare al meglio anche noi le nuove tecnologie, però noi dobbiamo essere forti di una coerenza, dobbiamo essere forti di una storia tale che la gente deve capire che noi possiamo, senza doverci fare nessuna lavata di faccia, presentarci al loro cospetto, e quindi c'è spazio per chi magari non vuole votare per la partitocrazia e non si fida di Grillo, mai come questa volta per fare un buon risultato anche in termini elettorali per noi, cioè c'è un grande spazio per noi. La gente si avvicina ai nostri tavoli, magari anche con l'intenzione di informarsi, ma si vedono persone in coda a firmare, si vedono tanti cittadini che vogliono sapere, che leggono il volantino e poi tornano indietro a firmare. Ci sono persone che non vogliono firmare, le fai ragionare e firmano. Io ho fatto firmare un ragazzo che disse: a me non me ne frega niente perché io non fumo, e io gli ho detto: ok, però a te sembra giusto che
se uno si limita a fumare rischia di andare in galera, o altrimenti per quello che gli vendono per strada rischia anche di andare in ospedale. E qua, mia cara, l'ho lasciata per un po' dopo perché non mi andava di buttarle tutte assieme. C'è la seconda proposta di delibera comunale, perché io prima ho parlato di Ok, una, più non so se certo. qualche. Eh beh, insomma, non so se qualche ascoltatore se n'è accorto, non mi sono rincoglionito, ma scusatemi la parola, siamo su una TV radicale, me la posso permettere, ma l'ho tenuta per dopo perché si ricollega a un altro problema che c'è e riguarda anche, se vogliamo, io dico anche, non dico solo, perché io dico anche, perché se noi parliamo di coltivazione di marijuana, ma non vogliamo aprire magari ad altro, alla vendita e quant'altro, d'accordo? Restiamo ancorati a un'ipotesi. Beh, insomma, io dovrò avere pure un luogo, a parte casa mia, dove magari posso consumare. Quindi noi faremo una proposta di delibera comunale che, devo dirti la verità, te la pongo prima per quella che è e poi per quella che secondo me dovrebbe essere, perché io ho grande rispetto per quelle che sono le deliberazioni della mia associazione, come sarà quando mi troverò in un consesso nazionale. Però, naturalmente, io ho le mie idee. Ci Allora, mancherebbe, se no che radicale vabbè, libero saresti. mamma mia, assolutamente, sarei il più omologato di tutti. Allora, io cosa penso? No, qual è la delibera comunale che Qual è la proporremo? Noi seconda vogliamo né più delibera? né meno che. Eccola qua, noi vogliamo né più né meno che Ce l'ha, perché mai l'apertura. la suspense l'hai creata? Allora, no, vabbè, ma penso che sia anche capito. Noi vogliamo creare le cosiddette narcosale. Le narcosale sono fondamentali Riduzione del danno. perché non perché Riduzione del danno. naturalmente perché Riduzione del danno, che comunque è un ma pilastro guarda, delle strategie così di queste droghe. Riduzione del danno. le narcosale io penso che sia un'altra cosa che dovrebbe essere chiesta dalle madri che portano i Certo, bambini a ma scuola non e solo, che ma sai che per esempio dove hanno attuato delle politiche di riduzione del danno nel mondo, e questo lo dice nel rapporto della Global Commission, lì ci sono molti meno casi di HIV e di AIDS, naturalmente, assolutamente, legato molto ma anche al Dio discorso, santo, ma allora. a parte le dipendenze e l'overdose, ma anche la diffusione delle malattie da contagio attraverso il sangue e le siringhe. Allora, guarda, ma guarda, mi hai anticipato perché in realtà il ragionamento quale vuole essere? Molto semplice. Noi crediamo, noi diciamo, e questo è un discorso che ho fatto anche al tavolo, lo faccio ai cittadini, noi crediamo che il fenomeno della droga ci sia, può piacere, può non piacere, ma è un fenomeno che c'è. Ora, le narcosale, che cosa? Che tra l'altro io odio chiamarle stanze del buco, sia chiaro, è un nome che detesto. Infatti anche nel mio articolo, uno dei miei tanti articoli ultimamente su queste manifestazioni antiproibizioniste, perché è fondamentale che anche come stampa ci dia dentro, non solo come militante, perché deve arrivare al più alto numero di persone possibile, ti posso dire che questo è un altro dato molto importante. Noi siamo un giornale che è nato da un annetto, d'accordo? Abbiamo dei bei numeri, degli ottimi numeri per essere un giornale neonato, per Ho essere un giornale in fase di collaborato col vostro startup. giornale, io lo sai, ho collaborato col vostro Ah? giornale. Sì, lo so che hai collaborato, lo so bene che hai Mi collaborato. avete accettato Lo so degli bene. articoli, lo so. Ma sei stata tu che poi non li hai più mandati, perché noi la porta è sempre aperta. C'era addirittura un numero del martedì che era tutto tuo, perché io poi lo faccio il giovedì e la domenica, quindi figurati. Hai Allora, ragione. no, perché poi gli altri Ho giorni mi occupo anche di altro, perché sono anche generalista, ma comunque, visto, insomma. ho Eh sì. visto. Comunque, in ogni caso, quello che voglio dirti cos'è è che, no, perché questo è anche importante. Allora, noi abbiamo dei numeri importanti per essere un giornale in fase di startup, però ti posso garantire che gli articoli antiproibizionisti hanno dei numeri da grande giornale, ma credimi, da grande giornale. Sono articoli che vengono letti da una marea di gente, da gente veramente, io ti posso garantire anche da persone insospettabili, persone che hanno firmato e che firmeranno, ma persone che non hanno nulla a che vedere con ambienti, chissà quanto deteriori la droga, queste cose qua. Ah, è una cosa, professionisti, dentisti, architetti, medici, persone normali, persone impegnate sul territorio. Persone serie, persone libere di testa, che hanno capito quello che del resto gli italiani già capirono nel 93. Ma tornando alle stanze del consumo, non stanze del buco, nome odioso. Perché le stanze del consumo, oltre a rappresentare un punto dove
l'eroinomane può in tutta sicurezza per sé e per gli altri e anche senza gravare eccessivamente sul Servizio Sanitario Nazionale, perché poi se si ammala è peggio, viene guidato. Questo, sappiamo bene in questo programma come funzionano le narcosale, ora le devo spiegare io. Vogliamo l'introduzione delle narcosale. Vogliamo il controllo medico, vogliamo la riduzione del danno sul modello anche svizzero con l'eventuale passaggio al metadone e eventualmente la fine. Ma io cosa vorrei? Io vorrei che si possa dare spazio anche eventualmente, non, ci possano essere delle sale anche dedicate a chi volesse consumare droghe leggere. Cioè, perché devono essere soltanto? Perché poi, chi, no, guarda, può sembrare un'utopia. In Spagna ci sono dei Simpatica, club privati. simpatica questa idea, mi piace molto. La canapo sala, eh? Sì, ma guarda, perché secondo ma guarda, sì, perché io voglio anche dire che magari non vuoi mettere la vendita, d'accordo, la devi, capisci dove possa essere No, quello che hai deve essere, coltivato? anche le narcosala si disinteressano di quello che c'è prima e dopo. A me la riduzione del danno mi sembra sempre limitata perché te ne freghi di quello da dove viene, dove l'ha comprata. Te ti limiti a tutelare il momento, giustamente, che è quello più a rischio, il momento Chiaro. dell'iniezione, no? Però non sai nulla da dove viene tutto quanto, no? Beh, ma infatti l'altra faccia ulteriore di questo mostro a più facce che è il proibizionismo applicato alla mala giustizia di questo paese è proprio questo. E anche qua ci fu un ragazzo, poi anzi, questa me la tengo per dopo perché voglio finire il ragionamento. Appunto, noi vogliamo l'istituzione narcosale classiche insieme all'altra delibera sulla coltivazione libera anche sul modello spagnolo e come proponevi anche tu a Caserta, quanto pare di Sì, con apprendere. Luca Bove. Ma voi E collaborate qui con i fa. ragazzi di Caserta, Luca Bove, Ma Domenico guarda, Letizia? Vi ti posso vedete ogni dire la verità. tanto? Noi purtroppo, i compagni delle altre associazioni, ahimè, non so per colpa di chi, non mi permetto di dire per colpa di. Per Per carità, tante no? cause, per tante ragioni. Non ci permettiamo. Appunto, io credo. No, ma poi perché io sono un semplice militante, non sono un dirigente di nulla, assolutamente. Certo, Però guarda, io perché. penso che il nostro problema come radicali. Su base locale è lo stesso che c'è su base nazionale. Secondo me manca la volontà proprio di fare gruppo, di essere tutti assieme. E quando capita, come è capitato alla marcia dell'amnistia, ma che meraviglia! Purtroppo, però, evidentemente siamo ancora un po' campanilisti senza essere nazionalisti, forse noi radicali. Non so, perché ho la sensazione che alle volte le Penso che varie. bisognerebbe essere transnazionali, pensate, siamo a un buon E punto pensa allora. te. No, ma il problema è proprio. Ma guarda, io penso che le grandi idee camminano sempre, ma anche le piccole, le idee in generale camminano sulle gambe degli uomini. Io credo che noi, per carità, non voglio essere frainteso, anche perché poi, tra l'altro, sono relativamente fresco, non sparo sentenze su niente, su nessuno. Il mio è solo un parere di chi magari, ecco, tu mi hai fatto una domanda assolutamente sensata. Io, che frequento i radicali napoletani dallo scorso autunno, quindi nemmeno da tantissimo, però appunto i compagni di altre realtà Sì, li penso, più ho. che altro penso a Caserta e a Salerno, perché devo dire che invece Caserta e Salerno. per la campagna elettorale di Caserta a un certo punto si riuscì a organizzare una giornata o più di una alla quale vennero anche napoletani e salernitani, Sì, cioè ma si riuscì infatti a il problema. essere, perché poi c'è 30 km, qualcosa del genere, cioè c'è veramente poco Claudia, tra il problema sai qual Napoli e è? Salerno, Il problema Napoli e sai. Caserta. Esatto, il problema sai qual è? Io non dico neanche che ci debba essere magari il fatto di vedersi sempre, perché ovviamente poi la No, gente c'è chi lavora. Io dico a semplicemente volte che probabilmente penso di dovrebbe vedere. esserci, per esempio, io ti spiego, i compagni di Salerno e di Caserta, anzi di Salerno in particolare, perché credo anche qualcuno di Caserta ci fosse, li ho visti a Roma, li ho visti al Terminus, quando abbiamo a Napoli un hotel dove abbiamo fatto dei convegni delle assemblee pubbliche sull'amnistia. Però, appunto, non ho mai percepito una collaborazione. Per esempio, a me piacerebbe che contemporaneamente i tavolini andassero anche a Caserta e a Salerno. Capisci? Per dire, in Campania però è un'utopia anche questa, forse, che mi rendo conto. Poi non voglio mettere il becco in altre situazioni. Noi dobbiamo guardare solo in casa nostra. E quindi torno a guardare in casa nostra. Però volevo rispondere alla tua domanda. Ma, insomma, non sono la persona più adatta a rispondere a questa domanda. Ripeto, qualunque cosa. Già forse ho detto No, delle cose ma che non faranno volevo metterti incazzare in qualcuno. difficoltà. Scusami Fabrizio, non volevo metterti in difficoltà, assolutamente. Mi è venuta spontanea No, così. ma io non.
Figurati, no, 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 va bene, per carità, non capisco che No, ma poi alla io fine non. di. Io rispetto per tutti i compagni perché, ripeto, io vorrei tanto che questo partito a livello nazionale arrivasse ad avere proprio, lo so, non ci sono riusciti i comunisti, non vedo che ci dovremmo riuscire noi, però noi siamo di meno, questa unità. Alle volte, anche sentendo i congressi, è bellissimo vedere che ci si spacca, ci si litiga, ci si. Magari poi ci si vuole anche bene, però porca miseria. Vabbè, sto divagando, non parliamo di altro, vale, perché altrimenti. Poi Senti, magari no, volevo qualcosa del dirti una genere. cosa, che noi abbiamo già fatto 35 minuti, quindi porta in fondo gli argomenti che vuoi portare in fondo, perché poi dopo chiudiamo, siamo già 7 minuti oltre, possiamo durare quanto vogliamo, però se la facciamo troppo lunga Ah! diventa una Ma guarda, trasmissione a parte pesante, che. siamo a 36 minuti, Ma vai. io non avevo idea. Guarda, ma allora se vuoi chiudo allora, No, dai, chiudo, saluto no, no, tutti. finisci tutti i ragionamenti che volevi finire, 5 minuti, Allora tu, 10, ok, possiamo stare tranquillamente. assolutamente. No, 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 dovevo chiedertelo prima quanto durasse effettivamente, non chiedo scusa. Allora, guarda, niente, io vabbè, intanto allora facciamo una cosa, io invito tutti i nostri ascoltatori a dare un'occhiata, ecco, vi do degli spunti. Perché Fabrizio Ferrante dice che l'antiproibizionismo è l'altra faccia del problema amnistia? Vi do l'invito a tutti quanti, datevi a guardare i dati di Antigone, della situazione di Antigone, su quanti detenuti sono a Poggio Reale, 2700, su quanti ce ne potrebbero essere, 1400, appena 500 che vengono assistiti dall'ASL. Per motivi inerenti alla droga, il calo spaventoso del ricorso alle misure alternative, il caso spaventoso addirittura delle richieste di misure di sostegno. Il cittadino tossicodipendente che magari volesse anche uscirne si sente abbandonato. E il dato credo più inquietante sia questo, che rispetto allo status quo ante 2006, ovvero prima del vergognoso emendamento al decreto sulle Olimpiadi, un articoletto che sarebbe la Fini-Giovanardi, perché non hanno avuto manco la faccia di discuterla in Parlamento, quella porcheria. In cella per possesso a fini di spaccio nel 2006, possesso personale a fini di spaccio, l'imputazione, ma in realtà possesso e basta, diciamolo. 14.640, siamo arrivati in 4 anni a 27.294. Allora, per quanto riguarda quindi il dato nazionale, vi invito veramente a guardare anche i dati su sequestri, sulle operazioni, sull'ultimo rapporto della Polizia di Stato, quello che ho citato all'inizio, che è una cosa vergognosa in cui potete vedere. Poi, se Claudia vorrà, potremo anche tornarci nel dettaglio sul numero, per esempio, che tu non ti aspetteresti mai che in Trentino Alto Adige ci sono qualcosa come 3.083 segnalazioni in un anno, quasi il doppio della Lombardia. Guarda, qui mi dice in chat c'è Stefano Russo che mi scrive: in Lombardia nel 2010 sequestri di eroina 200 volte più della Liguria. Un altro Sì, dato. ma io prima mi riferivo alla cannabis, sull'eroina non ci sono entrato, Ah, ma anche là comunque. ok. Dillo, saluto tra l'altro, poi Russo è bello tosto, quindi no, in realtà il Però dato mi ha era descritto riferito. come va litigato con te. C'è scritto: pensa te che ci ho litigato con Ferrante. È simpatico, mi Eh scrive sì, Stefano in ma chat. a me piace litigare con persone competenti e sono le persone incompetenti che mi fanno girare scatole. Stefano Russo non è fra questi. Quindi invito a dare un'occhiata ai dati proprio della Polizia di Stato, quindi riferiti al 2010, i dati 2011, ma che insomma sono molto ben fatti, nel senso che sono molto ben presentati, sono molto semplici da accedervi. E quindi poi invito tutti i napoletani, quindi chiudo un invito domani, poi anche a collegarsi oltre a epressoonline.net per leggere i miei articoli, al Radicale Libero, invito anche a collegarsi al sito della Grande Napoli, ad avvicinarsi alla nostra Grazie, associazione, a dai venire a invito. firmare Diamo gli indirizzi l'indirizzo sul sito della Grande Napoli. certo, www.perlagrandenapoli.org. Siamo presenti anche su Facebook come Per la Grande Napoli, Radicali Sì, Napoli, Associazione per la e Grande avvicinatevi Napoli. a noi, esatto, avvicinatevi a noi, perché appunto domani, e poi c'è un fitto calendario di eventi antiproibizionisti. Poi ripeto, ancora una volta, in chiusura, le istituzioni cittadine napoletane, queste due proposte di delibera, narcosala per evitare, e perché anche qua, scusami Claudia, un ultimo flash, Dai, tranquillo. macchine scambia siringhe e quant'altro, cose che c'erano anche a Milano prima della Moratti, insomma
insomma, cose che abbiamo avuto anche in Italia. Basta con le siringhe nei giardinetti, cioè, voglio dire, questo dovrebbe interessare anche la casalinga del Vomero e non soltanto il ragazzo di Scampia, anche perché poi tra l'altro poi dovremmo parlare di tante altre cose, delle realtà. Io però non ti ho potuto spiegare, perché abbiamo parlato di altre cose, di cos'è Napoli realmente, non tanto nei numeri ma proprio girandoci. Quindi io veramente mi farebbe piacere tornare a parlare di cosa è, cioè vi vorrei portare veramente a fare un vi porto a fare un giro proprio attraverso racconti proprio molto crudi, se vuoi, anche perché anche qua una stanza del consumo c'è, vicino al terzo mondo, a Secondigliano, un ex campo abbandonato di un autolavaggio bruciato e quant'altro dalla camorra. Qualche settimana fa, tra l'altro, ci sono passato con la macchina, c'era anche un tossico che c'era morto qualche ora prima, lo stavano portando via. Cioè, voglio dire, di che stiamo parlando? Quella è un'area demaniale, è un'area tra l'altro in cui c'è di tutto lì dentro, ci entrano, vedi persone veramente che ti viene da pensare, ma come fai ad arrivare al punto di entrare in un posto del genere? Poi ve lo racconto, non ho il tempo. Quindi Napoli è l'emblema del fallimento del proibizionismo ed è la città che più di ogni altra in questo paese avrebbe bisogno di un, io lo chiamo un esperimento, dobbiamo fare un esperimento. Noi abbiamo visto ai tavoli che sono i camorristi prima di tutti gli altri, gli spacciatori che ci hanno anche tra l'altro minacciato. Uno, e devo dire solo questo, mi disse, quando io andavo gridando noi lo facciamo contro la camorra, contro il primo introito per le mafie, lui venne, Rodolfo Luigi aveva dato il volantino, guaglio, ma stai dicendo che sta manifestazione è contro la camorra? Io dico, sì, cioè vuol dire, mi stai dicendo che questa manifestazione è contro la camorra? Certo che è contro la camorra. Lui sa che ha fatto? Mi ha strappato il volantino davanti alla faccia e me l'ha buttato per terra. Quindi noi stiamo dando fastidio, lo Stato deve capire che sono alleati di questi signori quando la Fini Giovanardi, finché la Fini Giovanardi è in essere, loro sono alleati di questi signori. Noi siamo il paese che ha la legge più proibizionista d'Europa, ma che anche gli ultimi dati ci dicono essere il paese con il maggior numero di consumatori. L'ho letto proprio oggi, tra l'altro, sul gruppo dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, il tuo gruppo, quindi su Facebook. Ed è un dato che già si sapeva, io già lo gridavo ai tavoli perché già lo avevo sentito, non è un dato di oggi, se è di oggi è un dato che conferma quello che già era, perché già lo ricordo questo dato. Quindi noi vogliamo far capire che bisogna legalizzare e non liberalizzare, perché l'erba, la droga tutta, l'erba è non droga, le non droghe e le droghe proibite sono già libere, sono già redibili, come dice anche Marco. Noi vogliamo la legalizzazione e vogliamo farlo capire soprattutto a chi non consuma, a chi non fa uso di queste sostanze, perché è anche nel loro interesse, anche economicamente parlando, perché poi alla fine è chiaro che, ultima chiosa, non ci dimentichiamo mai che Amsterdam è una città che ha una pressione fiscale ridicola, perché le tasse ai nostri amici di Amsterdam gliele pagano quei milioni di cittadini di tutto il mondo che ogni anno ancora forse possono, perché Amsterdam mi risulta che ancora si sia salvata dalle rispetto a quello che è successo nelle province meridionali, ancora non lo so, lo chiedo io a te adesso. Sì, perché ancora, Amsterdam ha un governo di centro-sinistra come città dentro l'Olanda, che in questo momento è di centro-destra, per cui rappresenta un po', diciamo, il baluardo per le idee più aperte. E quindi sì, Amsterdam è rimasta fuori da questa ultima stretta sul consumo, è vero. Esatto. Senti, prima di chiudere ti volevo chiedere anche però un parere al volo, perché te mi hai citato Papa, mi hai citato Sofri, cioè io ti ho citato Sofri, e allora ti volevo chiedere, perché ultimamente un altro personaggio non politico ma che si è molto mosso con dichiarazioni sulle droghe e sull'antiproibizionismo è Saviano, Roberto Saviano. Ma guarda, io, allora dunque, ti dico una cosa, probabilmente farò incazzare tanti radicali, perché li farò incazzare. Sono curioso, io non lo so come la pensi. A me Saviano piace, piace, io posso dire anche tranquillamente che lo adoro, quando lo guardo, quando lo sento parlare, sono uno che ancora si emoziona, perché provo grande empatia per quel ragazzo. Perché forse chi non è napoletano, chi non, io per carità di Dio, lungi da me paragonarmi a lui, quello, perché lui ha fatto un lavoro che è talmente di confine, è talmente estremo che penso che sarebbe presuntuoso, un esercizio di presunzione insopportabile, chiunque voglia paragonarsi. Tutti,
potenzialmente però ti voglio dire, ti voglio dire una cosa. Allora, su Saviano dico questo: io lo rispetto, lo adoro e l'ho detto, l'ho visto ho visto le sue puntate sulla 7, bellissime, niente da dire, per quanto ci sia purtroppo Fazio che è Doriano, me lo devo sopportare ogni volta, ahimè. Vabbè, pazienza. Vabbè. Però il discorso qual è? Anche qua io un po' ci sono rimasto male, perché è possibile che in tre serate in cui si è parlato davvero di tanta roba, si è parlato per spolveratine anche di testamento biologico, di carcere, di tante cose anche care a noi, ma possibile che appunto lo stesso Saviano, così aperto, così che ha fatto dichiarazioni importanti, non ha trovato un minutino, una citazione, un dato, poteva prendere... Quindi io a Saviano faccio semplicemente un piccolo rimprovero, per quanto possa essere... Non ha ripreso una delle sue ultime dichiarazioni pubbliche, perché lui ha detto pubblicamente: l'unico strumento valido per la lotta alla criminalità è l'antiproibizionismo. Questo l'ha detto, esatto. Però non dalle tesserate. Esatto. Quindi io su Saviano ho un'opinione... Io su Saviano ho un'opinione solo che positiva, però essendo anche qua laico su tutto, io non idealizzo nessuno, ritengo che Roberto Saviano ha perso una gran bella occasione per poter dimostrare a me personalmente e a tutti che effettivamente certe dichiarazioni ci crede davvero, perché la sensazione è se tu ci credi davvero è una cosa, cioè se mi fossi trovato io un minuto in quella situazione lì, io avrei parlato sicuramente di antiproibizionismo. Cioè, voglio dire, se ci credi veramente, purtroppo Saviano ci crederà pure, ma ha delle priorità davanti, perché forse anche io penso anche che ci sia un certo tipo di censura su certi argomenti, forse era fra gli argomenti che semplicemente non andavano toccati, perché poi si sembra che non ci sia censura, in realtà c'è sempre, ci mancherebbe, se no che regime sarebbe, però, certo che c'è censura. Ora magari non è che ci sono un ordine diretto, però a capire che forse è un argomento del quale è meglio non parlare, questo può succedere. Però, ascoltami un secondino, abbi pazienza, poi chiudiamo perché sennò mi vengono a picchiare. Allora, senti qua, allora, io penso che la censura c'è se tu fai un discorso come quello che abbiamo fatto noi stasera, perché quella censura lì c'è poco da fare. Però, certo, se tu, Roberto Saviano, così legalitario, così innamorato della Costituzione, della democrazia, mi tirassi fuori il referendum del 93. Mi ricordi semplicemente che c'è stato un referendum e quindi chi ha orecchi per intendere, intenda, puoi aggirarla la censura, come l'hanno aggirata sui preti pedofili, non ricordo chi è che ha fatto la battuta, insomma. Ha preferito magari portare quel cinese che era stato nei campi di lavoro, cioè... Sono scelte, uno può scegliere una serie di temi e magari si concentra. Comunque anch'io l'ho notato, cioè rispetto alle dichiarazioni pubbliche che lui ha fatto, anche a me piace, io non lo adoro, devo dire, però mi piace molto, e rispetto alle dichiarazioni che aveva fatto pubbliche, in realtà è mancato un attimo di, come dici te, di verità, perché se ti interessa davvero, giustamente, come dici te, il modo poi lo trovi di parlarne, certo? Assolutamente, sì. Vabbè, forse dai, adoro, ma un po' esagerato, dai, ma sono stato molto sanguigno, no, però mi piace molto, dai, mi piace, adoro il Genoa, adoro Freddie Mercury, Saviano mi piace molto, ecco, mettiamola così, perché bisogna rispettare i piani, insomma, però Saviano c'è. Anche nei miti c'è una sua gerarchia, c'è una gerarchia anche nei miti. Ma vabbè, dai, sì, miti, mo, non ripeto, mi piace pensare che sia una persona, un mio contemporaneo che... mi piacerebbe conoscere, mi piacerebbe davvero parlargli, cioè è una bella persona secondo me, ed è una persona che, ripeto, può anche dire cose a volte di cui io non possa non essere convinto, cioè non è che sono sempre d'accordo con quello che dice Saviano, sia chiaro, però è una persona che onestamente mi piace, insomma, non trovo motivi per attaccare Saviano, francamente. Senti, abbiamo fatto 40 minuti, io ti do l'ultimo minuto, poi dopodiché chiudiamo. Siamo a 40 minuti, no, guarda, penso per che me... Magari poi ne facciamo un'altra volta. Sì, guarda, per me possiamo chiudere anche qua, perché poi lo sai, sono molto logorroico, un minuto non mi basta, un po' pannelliano in questo. Però, ripeto, se ci riorganizziamo qualche altra volta, io sarò felice di aggiornarvi su quelle che sono le attività dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, magari anche qualche novità del Radicale Libero, e
sicuramente non mollo, io non lo mollo il discorso antiproibizionista, che se vogliamo è un po' la mia bandiera, ci credo molto, ripeto, è l'altra faccia del dramma sulle carceri, dell'amnistia, quindi i radicali hanno il dovere di tornare a fare grandi mobilitazioni nazionali se veramente, come veramente dicono, di voler cambiare il dramma, passando per l'amnistia, ma mai dimenticando tanti punti, tra cui anche altre cose, la razione delle carriere e quant'altro, tutto quello che sappiamo, insomma, sulle varie proposte della giustizia, responsabilità civile dei giudici, quindi anche altro. Ma l'antiproibizionismo non deve uscire dalla nostra agenda, perché ho la sensazione che negli ultimi anni siamo stati un po' in pochi. Anzi, siete stati, perché io ero esterno, però insomma adesso Ma forse guarda, siamo un però po' di devo più. dire che il periodo più, diciamo, più basso, almeno secondo me, a mio avviso, rispetto alla lotta antiproibizionista è stato intorno dal 2001 al 2005, 2006. Poi abbiamo ripreso, ma vita stessa con tutte le azioni di disobbedienza civile, tanto per cominciare, scappato anche in Europa, proprio negli anni 2000. Ascoltami, Claudia, io però non sto dicendo che non, Lavoro dei vedi, compagni anche qua. Monti sulla Sala, guarda che il fatto che Sì, sono stati assolutamente. fatti Lapovetti con le proposte di legge, cioè il fatto che sono stati fatti, come dici te, ognuno per sé, cioè non in maniera coordinata. Io Esatto. mi ricordo di aver fatto un intervento in comitato in cui dicevo: se tutti quelli che agiscono sull'iniziativa antiproibizionista del partito lavorassero insieme, li si spacca in un anno, si cambia la legge, perché comunque Cappato Guarda, facendo Claudia, le sue. prima di... Poretti le sue, Guarda, Claudia. Perduca le sue, e i piemontesi le loro, cioè ognuno faceva le sue vite, le sue disobbedienze civili, Pannella Però le sue Claudia, io sto analisi. parlando di Claudia, io parlo di mobilitazione, quella, insomma, Certo. diamo senso alle parole, mobilitazione è un'altra No, cosa rispetto a infatti, singole certo. iniziative. Tu pensa che ci sono i No, cittadini te qua a sai quanto Napoli? io, sai benissimo quanto ho Qua a stimolato Napoli, scusami. il nostro segretario sull'antiproibizionismo, mi sono candidata contro di lui per dare un Claudia, segnale, qua a perché Napoli. si ripete le battaglie antiproibizioniste. A Napoli. Le persone che si vengono a firmare ci dicono che vogliono Pannella in piazza, la gente vuole vedere anche i leader nazionali, perché è normale, perché questa battaglia deve... Noi abbiamo bisogno, per esempio, per un assurdo, che Marco Cappato venga a Napoli, per dire, un lombardo venga, per dire, e magari Rodolfo Perché non Viviani si viene a, vede? viene, va a Torino, va da altre parti, cioè noi dovremmo fare cose del genere, perché per esempio quando venne Alessandro Massari per fare la cosa sui contributi silenti, per me fu una cosa positiva. Quando viene Mario Staterini all'inaugurazione dell'anno giudiziario, va benissimo, ma dobbiamo farlo anche sull'antiproibizionismo. La gente deve capire che è una battaglia che i radicali vogliono fare esattamente come 20 anni fa, e se è il caso fare anche un'altra cessione gratuita di massa come quella di, dove era, di Piazza Navona o Porta Portese, dove era a Roma, insomma, che il Babbo Natale giallo, insomma, dei tempi d'oro, insomma, quell'iniziativa là. Quindi non voglio sparare questa cosa estrema, però, signori miei, serve intensificare. Noi da Napoli diamo questo segnale, almeno io da Napoli do questo segnale. E con questo vi saluto, a meno che, insomma, poi, per la prossima volta, se a Claudia andasse, Napoli vuole comunque aprirsi ai compagni che non sono di Napoli, e anche a chi compagno non è, che vedrà, eventualmente sentirà queste. Poi, naturalmente, ripeto, se Rodolfo, Luigi e quant'altro volessero smentire qualcosa da me detto oggi, lo No, possono fare in figurati, qualunque guarda. momento, Invece allora. pubblicamente o privatamente. No, allora io ti faccio vedere che qui c'è pronto. Sono quasi pronte per la disobbedienza civile. Qui abbiamo il materiale per farla, vedi? Non so se si Vedi, vede abbastanza. Guarda. vedi. Sono quasi Se no pronte, come vedi. ti portano al gabbio, ti portano al No, sì, gabbio. figurati. Chiamate Giovanardi, chiamate Giovanardi subito proprio. Va bene Fabrizio, grazie, Va grazie bene, tante, è va. stato molto bello, Grazie a te, interessante. E quando facciamo vuoi. poi un'altra sulla realtà napoletana, mi piace molto, bene. Tanti Quando vuoi. complimenti nella chat Ciao a da tutti. tutti, saluti. Grazie, grazie, ciao. Ciao.